Buonasera. Allora, noi ieri ci siamo imbarcati, come molti di voi ricorderanno, in un tragitto non facile. Abbiamo messo a confronto l'idea cristiana di guerra santa con l'idea islamica di jihad e parlandone sono saltate fuori delle cose che possono anche aver sorpreso e forse anche colpito così, anche negativamente magari. Molti di noi. Mi ci metto anch'io perché le cose che vi racconto non è che io le sapessi tutte già prima, molte sono saltate fuori proprio studiando per preparare questo incontro. E devo dire che ripensandoci è comunque sorprendente vedere fin dove si è spinto il pensiero cristiano, nel teorizzare, nell'esaltare la guerra santa e nel paragonare al martirio e quindi alla santità non solo il fatto di morire combattendo contro gli infedeli, ma anche il fatto di ammazzarli. E al tempo stesso, andando a vedere, è comunque impressionante l'incisività con cui in certe pagine del Corano la guerra contro gli infedeli, contro i nemici di Dio, è presentata come una cosa necessaria in cui ci si deve impegnare. Però forse la cosa, scusate se faccio questo piccolo riassunto, ma capita di ripensare a quello che si è detto, di chiedersi che impressione avrà fatto, e a me è capitato di ripensare specialmente a questa cosa, che è una di quelle che non sapevo prima e che sono saltate fuori mentre ci lavoravo, di quanto profondamente l'idea di jihad è radicata nel Corano in riferimenti biblici. Questo è davvero una lezione, lo è stata per me, ma credo che sia davvero un esempio di quello, insomma, a cosa serviamo noi storici, tutto sommato. Serviamo per far saltare fuori delle cose a cui di solito non si pensa e che scompigliano un po' i nostri modi di vedere. Perché faccio questa lunga premessa, questo lungo riferimento a ieri? Perché credo che ieri sia venuto fuori abbastanza chiaramente dai testi, quindi dai fatti, tutto sommato, com'è difficile fare quella cosa che invece noi facciamo sempre, che ci piace tanto fare, semplificare, vedere le cose in bianco e nero, noi e loro, e naturalmente noi che abbiamo ragione e loro che hanno torto. Come lo dice così bene la chanson de Roland che citavo ieri, païen un tort et chrétien un droit. I pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione. Ora però la Chanson de Roland è un'opera di straordinaria poesia, ma non è esattamente il manuale di etica che io proporrei per il XXI secolo, naturalmente. E allora, questa tendenza fortissima che tutti noi abbiamo comunque a vedere il mondo diviso fra noi e loro, ieri abbiamo cercato di metterlo un po' in difficoltà, in discussione, stasera invece ci ripiombiamo dentro in pieno. Perché stasera noi racconteremo i crociati così come erano visti da loro e questi loro non si facevano di queste sottigliezze che sto tentando di fare io con voi. Gli altri, i diversi che vedevano i crociati, erano dispostissimi a ragionare in termini di noi e loro. Parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai bizantini e parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai musulmani. Comincio dai bizantini, parlerò specialmente di un testimone, che poi è una testimone, che bello poter ogni tanto citare senza forzature una donna in questa storia che finora è stata tutta una storia, temo, di uomini e di maschi, quella che ho raccontato. Parleremo di una principessa bizantina che si chiamava Anna Comena, che era la figlia dell'imperatore, la figlia del Basileus Alessio Comneno, che è vissuta tra XI e XII secolo, quindi proprio negli anni della prima crociata. Era già grande, ha visto arrivare i crociati che, lo ricordate, sono andati a piedi in Terra Santa e quindi sono passati attraverso l'impero bizantino e si sono fermati a Costantinopoli, anche troppo per i gusti degli abitanti locali. Anna Comnena li ha visti e, essendo una signorina estremamente colta, che è capace di citare Euripide e di citare Omero, cose che i nostri crociati ovviamente non si sarebbero neanche immaginati, e devo dire, aperta questa piccola parentesi, fa un po' effetto pensare che questi capi guerrieri che partivano di qua, e che ovviamente il greco non lo sapevano, e la letteratura antica greca neanche sapevano che esisteva, fa un po' effetto pensare che poi durante quel viaggio hanno incontrato gente che invece Euripide lo leggeva e che era capace di citarlo. Dunque Anna è un personaggio di straordinaria cultura che a un certo punto decide di impiegare il suo tempo per scrivere un grande libro sulla vita di suo padre, l'imperatore. E dato che suo padre, l'imperatore Alessio, ha avuto a che fare continuamente con questi occidentali, loro saltano fuori da tutte le parti.
Forse non è necessario, però facciamolo lo stesso. Un rapidissimo contesto su cosa vuol dire l'impero bizantino in quel momento, e anche più in generale. Perché anche l'impero bizantino nella nostra cultura occidentale risente un po' della tendenza così a vedere in termini spregiativi le culture diverse, le civiltà diverse. Quindi forse due parole per richiamarli, al di là del fatto che erano coltissimi, va bene, l'abbiamo detto questo. Ma c'è anche qualcos'altro. Chi sono esattamente questi bizantini che noi stiamo per mettere in campo, di cui stiamo per sentire la voce, stiamo per vedere come, che impressione gli facevano i nostri antenati di 1000 anni fa. Ecco, chi sono questi bizantini? Sono gli antichi romani dell'impero romano d'Oriente. L'impero bizantino non è nient'altro che l'impero romano d'Oriente. Ricordate che l'impero romano era diviso in due parti, una occidente che parlava latino e una oriente che parlava greco. Ricordate anche che a un certo punto arrivano, anche lì sarebbe un discorso complicato, ma diciamo fra virgolette le invasioni barbariche, e l'impero romano crolla. Momento, crolla l'impero romano d'Occidente e lascia il posto a questi regni dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, da cui tutti noi in qualche modo discendiamo. Però l'impero romano d'Oriente non è mica crollato. Un impero in origine immenso che comprendeva i Balcani, la Grecia, tutta l'attuale Turchia, tutto l'attuale Medio Oriente, l'Egitto, si estendeva fino alla Persia, fino alla Mesopotamia. Questo impero non è mica crollato, è rimasto. Questi continuavano a chiamare se stessi romani, continueranno ostinatamente a chiamare se stessi romani in greco per altri 1000 anni. Però sono dei romani d'Oriente che il latino non lo parlano più, che parlano solo greco ormai, e che si sentono molto lontani dagli occidentali. Eredi di Roma questi occidentali, ma eredi dei barbari. Infatti Anna Comnena lo dice chiaramente, questi sono i barbari dell'Occidente, i veri eredi della tradizione culturale antica siamo noi. Loro non chiamano mica se stessi bizantini, quella è un'invenzione di noi occidentali per far finta che siano gente un po' strana, per dimenticarci che sono gli antichi greci e gli antichi romani, o meglio gli eredi degli antichi greci e degli antichi romani. Questo impero, un paio di cose vale la pena di dirle, è un impero però multietnico, di lingua greca, di cultura greca, di tradizione politica romana, vige il diritto di Giustiniano, però è multietnico perché assorbe gente da tutte le parti, persiani, armeni, da tutte le parti, da Oriente soprattutto. Assumono anche vichinghi per la guardia del corpo dell'imperatore, va detto. Però a livello di generali e di ministri e di intellettuali vengono fuori da tutti i popoli d'Oriente. Un impero multietnico tenuto insieme però da una fortissima ideologia imperiale e cristiana, perché loro naturalmente sono cristiani. E la loro è la Chiesa che noi chiamiamo ortodossa, la Chiesa che prega in greco anziché in latino, che legge i Vangeli nell'originale greco anziché in traduzione latina e che pian piano rispetto alla Chiesa latina si va allontanando, o meglio le due si vanno allontanando, vanno divergendo, si capiscono sempre meno, però sempre sono cristiani naturalmente. Dirò ancora un'ultimissima cosa per ambientare questa testimone che stiamo per citare, Anna Comnena. Questo impero bizantino è un grande impero centralizzato con un sovrano autocratico che è l'imperatore romano, lo potete immaginare, insomma, no? Si considera padrone del mondo, ha una fortissima ideologia statalista e centralista. È un impero dove l'imperatore comanda tutto e dove l'economia è subordinata rigidamente alla volontà del governo, dove non c'è quasi commercio libero ma soltanto commercio statalizzato, dove si pagano moltissime tasse e gli intellettuali dicono bisogna far pagare le tasse perché non ci siano troppi ricchi e troppi poveri. Insomma, uno straordinario impero che nei secoli delle crociate viene divorato e fatto a pezzi dagli occidentali, i quali invece hanno il capitalismo, ci sono i veneziani, i genovesi, mercanti spregiudicati, libera iniziativa, libera impresa. Sto usando una terminologia anacronistica, starà pensando qualcuno, è la terminologia che usano i miei colleghi bizantinisti ormai, perché più si va a fondo e più si vede che questo impero, appunto centralizzato, monolitico, poco attrezzato da certi punti di vista, è stato letteralmente spolpato dai mercanti occidentali e dai crociati naturalmente, dai guerrieri occidentali. Ora, questo è il mondo in cui vive la principessa Anna Comnena. E questo è il mondo in cui arrivano a piedi dal nord, a un certo punto, le bande dei crociati. Prima le bande disorganizzate di Pietro l'Eremita,
dei poveri che sono partiti un po' a casaccio senza aspettare che i principi si organizzassero, e poi pian piano gli eserciti dei principi. Ricordate, perché l'abbiamo accennato, che la prima crociata è una crociata in qualche modo acefala, non parte nessun re europeo, i re sono molto deboli in quel momento, partono tanti principi, tanti conti o duchi, Anna Comnena per semplificare richiama i conti, ecco. Goffredo di Buglione, il conte di Tolosa, Boemondo d'Altavilla e tanti altri che io non enumero, anche Anna Comnena non li enumera, a un certo punto comincia a dire, è arrivato questo, quell'altro. Poi non ce la fa più, dice, erano numerosi come le foglie e i fiori della primavera, parentesi, per citare Omero, perché è un verso omerico effettivamente. E poi dice, sì, mi piacerebbe menzionare tutti i loro capi, ma preferisco non farlo. Le parole mi mancano, intanto perché i nomi sono impronunciabili. Questi parlano delle lingue barbariche che io francamente non riesco a trascrivere. E poi sono troppi. E si capisce, quello è un impero autocratico dove c'è l'imperatore e basta. L'Occidente è nel momento più acuto della dissoluzione feudale, in cui è pieno di piccoli signori locali o principi, ciascuno dei quali la fa da padrone a casa sua. E quindi questo esercito rappresenta una società che è veramente l'opposto rispetto a quello a cui i bizantini sono abituati. E dunque, Anna Comnena li vede arrivare, prima arrivano le voci, dai confini, che nel lontano occidente si sono smossi, sono partiti da casa, poi arrivano davvero, e Anna dice in realtà le voci non lasciavano mica capire l'entità del fenomeno, erano molti di più di quelli che si era detto all'inizio, e in generale l'evento fu molto più terribile e gravido di conseguenze di quello che ci aspettavamo, cito, perché l'intero occidente e tutti i barbari che vivevano fra l'Adriatico e le colonne d'Ercole migrarono in massa verso l'Asia. Esagero un po', naturalmente, non sono partiti tutti, però questa sensazione che fossero masse enormi di gente, evidentemente a Costantinopoli l'hanno avuta. Ora notate che il rapporto fra l'impero di Costantinopoli, l'impero bizantino e i crociati è un rapporto ambiguo fin dall'inizio. Questo non l'ho detto forse nella prima lezione quando ho tratteggiato i caratteri complessivi del fenomeno crociato, potevo dirlo allora, lo diciamo adesso. Quando il Papa Urbano chiama i fedeli alla crociata e dice bisogna andare a liberare Gerusalemme per aprire la strada ai pellegrini che altrimenti sono tartassati, perché nel mondo islamico sono venuti fuori questi turchi che sono tribù nuove che hanno preso il potere nel mondo musulmano, sono più cattivi degli arabi, sono più barbari degli arabi, sono più pericolosi anche. E Urbano II dice anche, stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente. È un raro momento, raro perché reciprocamente non si vogliono bene, negli uni negli altri, ma è un raro momento di solidarietà che dimostra la Chiesa di Roma nei confronti, in quell'epoca, nei confronti dei cristiani d'Oriente. Sono proprio tirati in ballo espressamente dal Papa come uno dei motivi per cui bisogna partire, perché il mondo islamico è in fermento e oltre a tormentare i pellegrini che vanno a Gerusalemme, stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente, e cioè l'impero bizantino. Quindi tutta questa gente che parte ha sentito vagamente dire dai predicatori che in Oriente ci sono i nostri confratelli cristiani e che bisogna aiutarli. E l'imperatore d'Oriente, l'imperatore bizantino a Costantinopoli, riceve delle lettere che gli dicono guarda che stanno arrivando, il tale principe, il tal altro sono partiti, e bisogna accoglierli, bisogna organizzarsi un po', e i bizantini sono divisi fra il dire ma forse questa gente potremmo usarla tutto sommato, forse se davvero vanno a aggredire i turchi per noi va bene, perché è vero che la pressione turca si stava facendo sentire non poco sull'impero bizantino, però al tempo stesso l'idea di vedere arrivare questa enorme marea di barbari, come li pensano loro, cristiani anche loro, ma cristiani in tutt'altro modo, con cui non ci si capisce. Ecco, una delle prime cose che deve fare l'imperatore Alessio è cercare gli interpreti. Gente che sappia almeno il latino, se poi sanno queste lingue barbare che parlano quelli lì, il francese antico o il genovese, meglio, però senza interpreti non ci si capisce neanche con loro. Poi bisogna reclutare delle truppe che li scortino. Per tutto il percorso che fanno attraverso l'impero bizantino, i crociati vengono scortati per la loro sicurezza, si intende. Però più gente c'è a scortarli, meglio è. E comunque gli incidenti sono continui.
perché tutta questa marea di gente, sì, hai un bel dirgli, guarda che sono cristiani anche loro. Cristiani d'Oriente, agli occhi degli occidentali, sono gente strana. Fanno molta fatica ad ammettere che non sono quelli i nemici, che bisogna andare ancora un po' più avanti, i veri nemici sono un po' più in là, i turchi. Quindi l'attraversamento dell'impero bizantino da parte dei crociati è questo momento appunto estremamente ambiguo in cui in teoria si è alleati. In realtà ci si vuole poco bene, ci si sospetta a vicenda e i bizantini tirano un grande respiro di sollievo quando finalmente i crociati passano oltre. Solo che non finiscono mai perché ne arrivano altri. Dopo Pietro l'Eremita arrivano i principi e poi ancora altri principi, poi i rinforzi. E quindi per anni l'impero bizantino deve fare i conti con questa gente che passa. E chi sono? Che tipi sono costoro? Anna Comnena riconosce che hanno delle motivazioni ideali molti di loro, non tanto i capi, la massa. Anna Comnena sa la storia, ha sentito dire che il Papa ha predicato la crociata e dice, cito testualmente, sorprendentemente ebbe successo. Ai bizantini questa cosa della crociata, che è una novità, lo sapete, ecco, a loro sembra veramente una cosa bizzarra, però si sa, gli occidentali sono fatti a loro modo, vedremo subito come sono fatti secondo i bizantini, e dunque ha avuto successo questa idea. Partono in massa, pieni di ardore e di entusiasmo, affollavano tutte le strade, guerrieri, civili, le famiglie, le donne, più numerosi dei granelli di sabbia del mare o delle stelle del cielo, portando rami di palma, che è il tipico simbolo del pellegrino, e croci sulle spalle, che invece è la novità, che rappresenta il nuovo impegno di aprirsi la strada, se necessario, combattendo fino alla liberazione del sepolcro. Ecco, Anna Comnena dice questa cosa, cito, la gente semplice era mossa con assoluta sincerità dal desiderio di pregare sul sepolcro di Nostro Signore e visitare i luoghi santi. Nella massa lei lo coglie, questo fermento di gente che non ha niente da perdere, ma che va per motivi veramente religiosi. Quanto ai capi, lei invece ha i suoi dubbi. I capi sono quelli che ha conosciuto meglio, fra l'altro. Li avevano a palazzo tutti i momenti, anzi, come vedremo, non riuscivano a liberarsene. I capi li ha conosciuti bene e questi, dice, questi qua volevano soltanto arraffare, in realtà. Dopodiché, naturalmente, Anna Comnena, esponente appunto di una civiltà raffinata, si trova ad avere a che fare con questi che considera dei barbari, cosa fa? Generalizza. Comincia a dare dei giudizi generali su questi che io, in mancanza di meglio, continuo a chiamare gli occidentali. Lei come li chiama? Anche lei ha i suoi problemi. Ogni tanto i latini, quando pensa soprattutto alla differenza religiosa. Ma in realtà il termine che usa di più, che vi sorprenderà magari, è i celti. Come mai li chiama celti? È semplice, perché sono quasi tutti francesi i crociati della prima crociata. Da dove vengono? Dalla Gallia. Cosa dicono gli autori antichi? Che Anna Comnena conosce benissimo e ce li ha in biblioteca. Chi abita la Gallia? I Celti. Quindi, Celtai. Goffredo di Buglione è un Celta. Ora, quali caratteristiche hanno i Celti che lei ha conosciuto bene? Ambiziosissimi. Ogni Celta desidera sorpassare i suoi pari. Tutti questi capi sono tutti uguali, innumerevoli, no? Non hanno un re. Ciascuno capo è deciso a farsi valere, a far vedere che è più bravo degli altri e ad arraffare più degli altri. Come razza sono avidissimi, sono teste calde, non come noi che siamo intellettuali con un'antichissima civiltà alle spalle. Vedete come si generalizza alla grande proprio, lei ci crede in pieno a queste generalizzazioni. Noi siamo gente razionale, questi sono barbari e quindi... Come tutti gli antichi romani e gli antichi greci, anche Anna Comnena è convinta che i barbari hanno certe caratteristiche, sono quelle. Come sono i barbari? Irrazionali, passionali, certo, sono partiti da casa per questa bizzarria di andare a liberare il Santo Sepolcro, figurati, tutto dimostrato. È vero che i barbari sono così. La razza latina dimostra sempre un'eccezionale avidità di ricchezza, ma quando si mette in movimento per invadere un paese non la trattengono né la ragione né la forza. Dopodiché questi sono anche dei grandi guerrieri però. Mica per niente la prima crociata trionfa e arrivano a conquistare Gerusalemme, perché è vero che allora gli occidentali erano un po' più avanti degli altri dal punto di vista militare. Tecnologie militari, tattica, la cavalleria occidentale come armamento e modo di combattere effettivamente si rivela assolutamente superiore a qualunque cosa che i bizantini o i turchi siano in grado di mettere in campo in quel momento. Questo lo riconoscono tutti, lo dice Anna Comnena almeno tre volte. Usa l'aggettivo
irresistibile. Quando partono, caricano a cavallo tutti insieme, coperti di ferro, con le lance, sono irresistibili, sfonderebbero anche le mura di Babilonia. Però certo, sono sempre barbari irrazionali, non ragionano. Se resisti alla prima carica, un generale intelligente è in grado di trovare i trucchi, le arti. Loro non studiano, sono barbari, e invece un generale che ha studiato è in grado di sconfiggerli. Queste cose le penserà anche il Saladino qualche anno dopo. Quali altre caratteristiche hanno questi barbari? Sono maleducati. Sono maleducati e loquacissimi, non sanno come ci si comporta dall'imperatore. E naturalmente, perché questi sono grandi feudatari abituati a non riconoscere niente sopra di sé. Sì, quando va bene prestano omaggio a un re o a un imperatore a casa loro, ma è una formalità. In realtà questi grandi capi si considerano dei sovrani indipendenti. Non sanno stare alla corte di un imperatore romano. Succedono scene da far rizzare i capelli in testa. L'imperatore è paziente, perché se anche volesse, ormai che c'è questa massa di gente che arriva, non riuscirebbe mica a fermarla con la forza. Quindi è meglio accoglierli bene e lasciarli passare. Gli tocca ricevere tutti i capi che arrivano. E questi capi, tutti sono capi. Arriva uno con 20 cavalieri ed è un capo, bisogna ricevere anche lui. Quindi a palazzo ce ne sono continuamente. Si portano tutti gli amici che vogliono. Attaccano a parlare davanti all'imperatore, dice Anna, e non fanno come gli oratori dell'antichità che si mettevano la clessidra, e quando era finita la clessidra finiva anche il discorso, perché i Celti sono loquaci per natura, gli piace ascoltarsi, non sanno mai smettere, e l'imperatore stava in trono dimostrando un'immensa pazienza ad ascoltare tutti gli infiniti discorsi di questi capi. E quando sta in trono va ancora bene, perché una volta che non era in trono, questi sono entrati nella sala del trono e uno si è seduto sul trono. E sono arrivati gli eunuchi imperiali a spiegargli che non si poteva, e questo a momenti tirava fuori la spada. Poi per fortuna i suoi amici gli hanno spiegato che alla corte del Basileus, dell'imperatore d'Oriente, solo l'imperatore si può sedere, gli altri stanno in piedi. E questo qua se n'è andato brontolando qualcosa nella sua lingua, e poi Anna se l'è fatto tradurre. Cosa diceva? Diceva: che rozzo, sta seduto solo lui in mezzo a tutti questi nobili signori. Ecco. Dove si vede bene di nuovo appunto il contrasto tra l'ideologia bizantina del potere autocratico e l'ideologia feudale, per cui tutti i capi sono pari e tutti si siedono se necessario. Poi Anna è colpita anche da, per esempio, dal clero latino. Certo, lei lo vede in azione durante la crociata, non vede gli esempi forse migliori. Però vede, o le raccontano, di preti che seguono l'esercito crociato e portano anche loro le armi. Sarebbe proibito, anche in Occidente è proibito, i canoni della Chiesa lo proibiscono, però noi sappiamo che in realtà in questi secoli, in cui il mondo occidentale è dominato da una casta di guerrieri, di cavalieri che combattono, che per definizione riconoscono i valori più alti nel saper combattere, essere coraggiosi e così via, bene, anche il clero, che in fondo è reclutato nella stessa aristocrazia cavalleresca, anche il clero spesso combatte, noi questo lo sappiamo, ci sono tantissimi esempi. Anna generalizza un po'. I latini non ci badano mica a queste sottigliezze, non ci arrivano mica, noi, i nostri preti, non ci sogneremmo mai di farli combattere, noi rispettiamo i canoni, noi rispettiamo l'insegnamento del Vangelo. Ma, cito, il barbaro latino è capace allo stesso tempo di maneggiare oggetti sacri, imbracciare lo scudo col braccio sinistro e impugnare la lancia con la destra. Lo stesso prete che comunica il corpo e il sangue della divinità partecipa, o almeno assiste, ai massacri in battaglia. Così la razza, grande parola, quando si vuole generalizzare si cade lì, così la razza è altrettanto devota alla religione e alla guerra. Diversi comunque da noi romani, evidentemente, agli occhi di Anna. E però, per chiudere con Anna Comnena, a un certo punto si viene fuori con una frase, una sola frase, che ci apre tutto un altro squarcio su come questi bizantini potevano guardare ai capi crociati e ai loro cavalieri. Perché Anna, appunto, riassumiamolo, è una principessa porfirogenita, nata nella porpora, erede di una grandissima cultura, di una grandissima civiltà, legge Euripide, è un intellettuale, è una donna. Questi rozzi che arrivano a cavallo impugnando la lancia non la seducono particolarmente. Ma suo padre,
che era un guerriero anche lui e che nel governare l'impero sapeva quanto fosse importante anche saper combattere e che apprezzava anche altre qualità, quindi la forza fisica, il valore, il coraggio, la lealtà, eccetera. E a un certo punto Anna Comnena si lascia scappare che suo padre invece, una certa ammirazione per questi ce l'aveva come. È un episodio. Sono caduti prigionieri alcuni di questi capi crociati, prigionieri dei turchi, e il Basileus Alessio Comneno è esterrefatto e angosciatissimo all'idea che questi capi siano caduti prigionieri. E dice Anna, per lui questi uomini, nel fiore degli anni, al colmo della loro forza, di nobile lignaggio, sembravano rivaleggiare con gli eroi dell'antichità. Ecco, nel mondo bizantino, che dal punto di vista appunto della costruzione di una cultura cavalleresca e guerriera è più indietro rispetto a quello occidentale, è che io me lo immagino, insomma, Alessio che ha sentito leggere tante volte di Achille, di Aiace, eccetera, e nel suo mondo civilizzato non c'è niente di paragonabile, e invece vedendo questi ce li ritrova. Bene. Dopo aver attraversato l'impero bizantino, come sapete, i crociati cominciano a entrare in contatto con i musulmani. Entrano a contatto con un mondo musulmano dove, come abbiamo accennato, i gruppi dirigenti non sono più arabi, ma sono turchi. Gli arabi sono quelli che hanno fatto le grandi conquiste dopo che Maometto ha predicato la fede islamica. Gli arabi sono quelli che nel VII secolo hanno conquistato tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, la Spagna. Hanno fondato una civiltà che continuerà a parlare arabo, naturalmente, così come il Corano è in arabo. Però all'interno di questo mondo musulmano, da un po' di tempo, quando parte la prima crociata, da un po' di tempo sono arrivati anche popoli diversi, popoli nuovi che vengono dall'Asia, i turchi. I turchi non sono arabi per niente, parlano una lingua che non c'entra niente con l'arabo, però si convertono all'Islam e conquistano un po' tutto il mondo musulmano. Lo conquistano vuol dire che un po' dappertutto il sultano, gli emiri, i capi locali, i guerrieri sono normalmente turchi o curdi, qualche volta, come il Saladino che era curdo. Ora, in questo mondo di cultura araba, dove l'arabo resta la lingua della religione, della politica e così via, ma dove le élite militari sono turche, ecco, questo mondo è più attrezzato rispetto a quello bizantino per capire i crociati. Ci sono più somiglianze in realtà. Anche questo è un mondo governato da un'élite di guerrieri, con valori militari, cavallereschi, che apprezzano molto i bei cavalli, le belle armi, il coraggio in guerra. Anche questo è un mondo feudale, se vogliamo, perché con le invasioni turche l'impero arabo si è frantumato, il califfo a Baghdad conta pochissimo ormai. Ci sono appunto un sultano turco, che però conta abbastanza poco anche lui, e tanti emiri locali, è anche per quello che la prima crociata vince, perché incontra un mondo islamico diviso fra tanti principati separati, spesso in guerra fra loro. Ecco, però questo vuol dire appunto una mentalità feudale, se vogliamo, se mi passate la semplificazione, che fa sì che in fondo i turchi non sono poi così diversi dai guerrieri occidentali. Quando si incontrano, lo vedremo più avanti, c'è anche qualcosa di un elemento di riconoscimento. Come reagiscono dunque i musulmani all'arrivo dei crociati e che impressione gli fanno? Diciamo alcune cose molto generali. Non riescono assolutamente a convincersi che vengano per motivi ideali. Questi sono venuti a invadere, a portarci via a casa nostra e sono, come dicono anche i bizantini, la razza più avida che si sia mai vista. Sono molto bravi in guerra. Questo i musulmani lo riconoscono tranquillamente, non c'è niente da fare, quella tal carica della loro cavalleria è veramente irresistibile e insomma i capi che riescono a dimostrare di tener testa ai cristiani, ai crociati, ai franchi, come dicono di solito gli arabi, sono veramente quelli più bravi. Dopodiché, dopo il successo della prima crociata e la fondazione del Regno di Gerusalemme, comincia un'epoca di guerriglia continua, di scontri, di conflitti, ma anche di incontri, di tregue, di negoziati, di commerci, come è inevitabile. Il Regno di Gerusalemme, il Regno crociato, non dura due secoli, sia pure in un continuo conflitto con il mondo musulmano, senza che ci siano anche innumerevoli momenti di incontro, di dialogo è una grossa parola. Loro non l'avrebbero apprezzata, secondo me.
però comunque momenti in cui si è costretti a negoziare, momenti in cui un singolo emiro non ha più voglia di fare la jihad e preferisce mettersi d'accordo col singolo principe cristiano suo confinante. Momenti del genere ce n'è tanti, e noi abbiamo la fortuna che uno di questi piccoli principi turchi, l'emiro di Shaisar, Cesarea, in Siria, ha scritto un libro in cui racconta un sacco di aneddoti della sua esperienza personale di principe locale musulmano che ha molto combattuto contro i crociati, però ha anche molto negoziato e trattato con loro. Questo signore si chiama Usama, la grafia è consueta con la U, ma è ovviamente lo stesso nome islamico ben più noto oggi grazie a un altro signore, Osama. Questo si chiama Usama ibn Munkid, e io vi citerò, vi leggerò o vi racconterò, a seconda dei momenti, alcuni brani dal suo libro che tracciano appunto un percorso nell'esame, nell'osservazione di questa strana gente che sono i Franchi. Oh, i Franchi sono strana gente, questo non c'è dubbio. Sono rozzi e ignoranti, anche i turchi su questo non fanno nessuna difficoltà. Però ci sono anche gli esempi di questa loro rozzezza e ignoranza. Per esempio, la pratica della medicina presso i crociati. Io so benissimo che in genere è meglio raccontare le storie anziché leggerle, però vorrei anche farvi cogliere in qualche modo lo stile di questo autore che scrive in arabo, che qui è tradotto in italiano naturalmente, queste cose. Quindi comincerei a provare a leggere uno di questi brani, un pezzo almeno, e lo commentiamo poi. Racconta dunque Usama che un certo signore cristiano aveva chiesto a lui di mandargli un medico, perché c'erano dei malati e questo, i cristiani non riuscivano a curarli, e quindi in un momento di tregua chiedono all'emiro musulmano di mandargli un medico. E l'emiro manda un medico cristiano a nome Tabit. Momento, cristiano, certo cristiano, un arabo cristiano, perché nel mondo musulmano ci sono un sacco di ebrei, di cristiani e così via, però è un arabo di cultura araba. Questi, il medico, dopo nemmeno 10 giorni fu di ritorno. Noi gli dicemmo: hai fatto presto a curare quei malati. Ed egli raccontò: mi presentarono un cavaliere che aveva un ascesso alla gamba e una donna afflitta da una consunzione. Feci un impiastro al cavaliere e l'ascesso si aprì e migliorò. Prescrissi una dieta alla donna, rinfrescandone il temperamento. Quando ecco arrivare un medico franco, che disse: costui non sa affatto curarli. E rivolto al cavaliere gli domandò: cosa preferisci, vivere con una gamba sola o morire con 2 gambe? E avendo quello risposto che preferiva vivere con una sola gamba, ordinò: conducetemi un cavaliere gagliardo e un ascia tagliente. Vennero cavaliere ed ascia, ed io, è sempre il medico arabo che racconta, ed io ero lì presente. Colui adagiò la gamba su un ceppo di legno e disse al cavaliere: dagli giù un gran colpo di ascia che la tronchi netto. E quegli sotto i miei occhi la colpì d'un primo colpo, e non essendosi troncata, d'un secondo colpo. Il midollo della gamba schizzò via e il paziente morì all'istante. Esaminata quindi la donna, disse, questa era quella che soffriva di consunzione: costei ha un demonio nel capo che si è innamorato di lei. Tagliatele i capelli. Glieli tagliarono, e quella tornò a mangiare dei loro cibi, aglio e senape, per cui la malattia le aumentò. Il diavolo è entrato nella sua testa, sentenziò colui, e preso il rasoio le aprì la testa a croce, asportandone il cervello sino a fare apparire l'osso del capo, che colui strofinò col sale, e la donna all'istante morì. A questo punto io domandai: avete più bisogno di me? Risposero di no, e io me ne venni via, dopo aver imparato della loro medicina quel che prima ignoravo. Dopodiché proviamo a ribaltare però anche la frittata, perché è chiaro che il nostro Tabit arabo-cristiano ha alle spalle una cultura medica raffinatissima, che è quella greca naturalmente, perché gli arabi hanno gli autori greci, li leggono, li usano, quindi è una medicina fondata, insomma, sulla concezione degli umori, dell'equilibrio degli umori, e quella stessa medicina che sarà poi riscoperta in Occidente più tardi e che sarà praticata nel Rinascimento, nell'età moderna, anche in Europa.
che è una medicina che si basa su una traduzione culturale raffinatissima ed è peraltro una medicina completamente inefficace, perché la teoria degli umori non ha il minimo fondamento scientifico e quindi nessun medico antico o del Rinascimento ha mai curato nessuno se non per caso seguendo quei precetti. Certo che suona molto più raffinata rispetto alla chirurgia degli occidentali. E tuttavia, quando dico chirurgia, non esagero, perché questa operazione di, come dire, trapanazione del cranio, descritta così, fa un po' impressione. Però noi sappiamo che in quei secoli in Occidente si comincia davvero a studiare la possibilità di trapanare il cranio in certi casi e di guarire delle persone da traumi cranici in quel modo. In altre parole, se volessimo, forzando un po' le cose ma neanche troppo, rivoltare la frittata, noi potremmo quasi dire che quei disgraziati cristiani che non sanno curare se non tagliando e segando, siamo ancora noi, che infatti quali malattie guariamo? Quelle dove è possibile tagliare, segare, cucire, eccetera. E in qualche modo noi vediamo davvero, insomma, un elemento della civiltà occidentale che già sta prendendo piede in quel momento. Oltre che barbari, i cristiani occidentali, i franchi, hanno una caratteristica che è assolutamente sorprendente agli occhi dell'emiro Usama. Non hanno nessuna gelosia delle loro donne. Trattano le loro donne con una libertà assolutamente scandalosa e vergognosa. Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi, l'altro, prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare, e se la fa troppo lunga, la lascia col suo interlocutore e se ne va. Uno si immagina gli amici di Usama che sentono raccontare queste cose. Che gente che sono questi franchi che si portano le donne per strada e poi le lasciano con l'amico incontrato. Una mia diretta esperienza in proposito è questa. Quando venni a Nablus, stavo in una casa che serviva d'albergo con finestre che si aprivano sulla strada. Dall'altra parte della via c'era la casa di un franco che vendeva il vino per conto dei mercanti. Seguono tre righe che non sono necessarie per capire la storia, ma secondo me vanno lette lo stesso. Questo franco prendeva una bottiglia di vino e gli faceva pubblicità, annunciando: il tale mercante ha aperto una botte di questo vino. Chi ne volesse acquistare si trova nella tale via e io gli farò assaggiare il vino che è in questa bottiglia. Ricordate quando vi dicevo che i mercanti italiani si mangiano l'impero bizantino come se niente fosse? Ecco, c'è già una capacità comunque capitalistica di gestire gli affari che arriva fino alla pubblicità. Ora, questo mercante è il protagonista dell'aneddoto. Ora costui, racconta Usama, venuto un giorno a casa sua, trovò un uomo con sua moglie nel letto. Gli domandò: cos'è che ti ha fatto venire qui da mia moglie? Ero stanco, rispose colui, e sono entrato qui a riposarmi. E com'è che sei entrato nel mio letto? Ho trovato un letto fatto e mi sono messo a dormire. E questa donna dorme con te? E il letto è suo, rispose. Non potevo mica impedirle di entrare nel suo letto. A fe mia, concluse il primo, se lo fai un'altra volta litigheremo. E questa fu tutta la sua reazione e il massimo sfogo della sua gelosia. Anche qui uno si immagina i lettori musulmani che sghignazzano, ovviamente, alla grande. È anche lecito chiedersi se una storia del genere abbia mai potuto succedere. È improbabile, ovviamente, per quanto liberali potessero essere i costumi dei nostri antenati, certamente non reagivano così quando trovavano la moglie a letto con un altro. Ma al musulmano piace molto, invece, immaginarla così. E d'altra parte è vero che, evidentemente, anche se queste storie non sono realistiche, però fanno un po' parte dell'immaginario medievale nostro. Perché in Boccaccio di storie così ne troviamo finché vogliamo. Questo fatto, comunque, che i franchi non sono gelosi delle loro donne, è una cosa che comunque colpisce talmente tanto Usama che ci torna sopra. E ci torna sopra con un altro aneddoto, scabroso, no, non è scabroso, lo racconto, non è scabroso per niente. Un altro caso consimile è questo, narratoci da un bagnino di Maharra a nome Salim,
che stava in un bagno di mio padre, dice Usama. Un bagno, cioè un bagno turco, un bagno, le terme, uno stabilimento, no? Un principe ne può possedere, avere dei bagnini che lavorano per lui. Questo poi si mette in proprio. Apersi un bagno a Mararra, disse costui, per guadagnarmici la vita. Entrò nel locale un cavaliere dei Franchi. Già, perché naturalmente i crociati arrivati in Oriente trovano anche questa delizia che da loro non si usa più tanto, il bagno turco. Non che i bagni fossero scomparsi in Occidente come si ama credere, non è vero, c'era una certa tradizione, però l'impianto termale, ecco, al modo romano antico in Occidente non c'era più tanto. Invece, ovviamente, nel Medio Oriente lo trovano. E vediamo subito che i crociati sono grandi frequentatori di questi bagni turchi, che trovano luoghi piacevolissimi. Entrò nel locale un cavaliere dei Franchi, ai quali non piace cingersi un panno alla vita nel bagno. Io la prima volta che ho letto questa cosa sono rimasto strabiliato, perché quale autore cristiano di quest'epoca, oltretutto sono quasi tutti monaci, ci racconta che quando i cavalieri facevano il bagno lo facevano nudi? E invece qui è testuale, si sa che a loro piace fare il bagno nudi. E poi questo... sono gente un po' rozza questi Franchi, gioco di mano, gioco di villano, allunga la mano e strappa l'asciugamano anche alla vita del bagnino. Così mi vide che da poco mi ero rasa la zona del pube. Salim, esclamò. Mi avvicinai a lui ed egli, stesa la mano, Salim disse, magnifico, a fe mia fai anche a me questo servizio, e si distese supino sul dorso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasi ed egli, passatavi sulla mano, lo trovò bello liscio e riprese, Salim, a fe mia, fai lo stesso alla dama. E dama, commenta Usama, che chiaramente usa una parola proprio sentita in francese antico, dam, e dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie. La dama viene rasata anche lei, il bagnino viene ricompensato largamente, il cavaliere è contentissimo. Ma quello che è affascinante è la conclusione di Usama, dopo aver raccontato questa storia. Guardate un po' che contraddizione. Non hanno gelosia né senso d'onore, che lui evidentemente non riesce a separare dalla gelosia. Un uomo che non tiene ben custodita sua moglie non può avere onore. E al tempo stesso hanno tanto coraggio, che non nasce di solito se non dal senso dell'onore e dal disdegno per ogni cosa malfatta. Ecco, qui si vede davvero lo scontro di civiltà, se volete, no? Cioè come uno che sta chiuso dentro i valori della sua civiltà, non riesce a interpretare il comportamento degli altri. Non gli funziona. Il fatto che questi siano al tempo stesso così privi di gelosia maritale e così coraggiosi in guerra è una cosa che li rende incomprensibili. Scusate, provo solo ad accendere questa lucina. Ecco. Non tutti i Franchi sono uguali, però. Grazie, scusate. Non tutti i Franchi sono uguali e Usama, anzi, è molto chiaro sul fatto che appena arrivati sono i peggiori, quelli appena arrivati. Ma quando è un po' che sono arrivati, che hanno imparato a conoscere le usanze del posto, migliorano molto. Quelli che sono qui da sempre, spesso sono persone di cui ci si può fidare. I migliori di tutti, e questo vi sorprenderà, come ha sorpreso me la prima volta che l'ho letto, i migliori di tutti sono i Templari. Ma come, i Templari non sono quelli che hanno fatto voto appunto di combattere, hanno creato un ordine monastico apposta per poter combattere? Sì, però intanto sono gente che passa tutta la vita in Terra Santa. E che, certo, la passano a combattere metà del tempo e l'altra metà a negoziare, come si fa sempre. Quindi sono quelli che hanno più esperienza, sono più capaci di stare con i capi musulmani e apprezzano di più i loro modi di fare, non si stupiscono, mentre quelli appena arrivati dall'Europa sono proprio insostenibili. Racconta Usama, un tratto della rozzezza dei Franchi, Dio li confonda, in buono stile arabo classico è bene quando si parla dei miscredenti aggiungere esortazioni di questo tipo, un tratto della rozzezza dei Franchi, Dio li confonda, è questo. Quando visitai Gerusalemme, io solevo entrare nella moschea Al-Aqsa. Dunque, in questo momento Gerusalemme è in mano crociata, è la capitale del regno, Saladino non l'ha ancora riconquistata. Tuttavia, noi apprendiamo qui, e già è una cosa che in Europa non si sarebbe fatta, e invece a Gerusalemme i musulmani entrano e vanno a pregare in moschea, la moschea c'è ancora.
Solo di fianco alla moschea i franchi hanno costruito una chiesa. E dunque Usama entra nella moschea Al-Aqsa, che è gestita proprio dai templari. Lui dice addirittura i miei amici templari. E dice loro mi lasciavano pregare tranquillamente nella moschea, in un angolino della moschea. Un giorno entrai, dissi la formula Allah Akbar, Dio è grande, stava per cominciare a pregare, rivolto verso la Mecca naturalmente. Arriva un franco, si precipita verso di lui e a forza lo sposta in modo che guardi verso Oriente. Perché nel Medioevo da noi si dava per scontato che quando si prega ci si deve rivolgere a Oriente. E questa era una cosa così interiorizzata, così fortemente interiorizzata dalla gente, che vedere uno che prega non rivolto a Oriente sembra uno scandalo. Lo volta a forza verso Oriente dicendo così si prega. Per fortuna arrivano i templari che prendono l'energumeno e lo allontanano, e così Usama può continuare a pregare come vuole lui. Ma dopo un po' l'altro torna e vuole di nuovo costringerlo a voltarsi verso Oriente. E di nuovo i templari intervennero, lo allontanarono e si scusarono con me, dicendo «è un forestiero, è arrivato in questi giorni dal paese dei Franchi e non ha mai visto nessuno a pregare, fuorché col viso rivolto ad Oriente». Che si pregasse verso Oriente magari noi non lo sapevamo. Che nella concezione cristiana abbia un grande spazio, per esempio, Gesù, la figura di Gesù bambino in braccio a Maria, invece lo sappiamo tutti. Usama non lo sapeva, perché prima di incontrare i crociati non aveva la minima idea che ci fosse della gente che faceva delle immagini rappresentando una donna con un bambino e dicesse che quello lì era Gesù bambino, cioè Dio bambino. La volta che glielo spiegano c'è di nuovo lo shock culturale. Usama non riesce a credere a una cosa del genere. Arriva un franco a un ricevimento, no, non lo sento, scusate, sono alla moschea. Un grande emiro è andato a pregare alla moschea della Roccia, siamo sempre in questa Gerusalemme multietnica e multireligiosa che i crociati, tutto sommato, lode a loro, erano riusciti a gestire. L'emiro va a pregare alla moschea, è un momento di tregua evidentemente, e arriva uno e gli dice «Vuoi vedere il Dio bambino?» L'emiro, tutto sommato, dice «Sì, va bene, andiamo a vedere il Dio bambino». E quegli ci precedette fino a mostrarci l'immagine di Maria col Messia piccolo in grembo. Questo, disse, è il Dio bambino. E Usama racconta questa cosa per far capire quanto sono incredibilmente superstiziosi questi cristiani, i quali pensano che Dio, il quale è inattingibile e non si può neanche raffigurare secondo l'Islam, addirittura invece si possa raffigurare come un bambino. E infatti conclude, ben più in alto è il Dio altissimo da ciò che gli infedeli sostengono. Dopodiché, e su questo mi avvio a chiudere, anche in Usama scatta un po' quella stessa cosa che abbiamo visto con l'imperatore Alessio Comneno, cioè il dire questi sono diversi, sono rozzi, sono barbari, però che belli che sono. Sui loro cavalli, in armatura, quando caricano tutti insieme sono irresistibili, sono così coraggiosi. E Usama lo dice, lo ripete più volte, e la cosa affascinante è che ha un terreno di conversazione comune con i suoi ospiti cristiani. Quando si trova presso un capo cristiano, spesso addirittura presso il re di Gerusalemme, il re Folco, successore di Goffredo di Buglione, ci sono vari momenti in cui discutono, hanno un terreno comune, di cavalli per esempio, di falconi, perché la caccia col falcone li appassiona tutti e sono tutti intenditori di queste cose, e in genere dell'andare a cavallo, del combattere a cavallo. Ora, gli occidentali sono tutti infatuati della cavalleria, nel senso proprio tecnico. Uno è stato addobbato cavaliere, c'è stata un'iniziazione, è una condizione anche giuridica essere cavaliere, sei migliore degli altri se sei un cavaliere. E questa cosa i musulmani non ce l'hanno, però apprezzano i bravi cavalieri, i bravi combattenti. E ci sono addirittura spesso degli equivoci su questo, perché succede che Usama appunto una volta è alla corte del re Folco a Gerusalemme, e chiacchierano, e il re Folco gli dice, ah, mi congratulo, perché ho saputo che sei cavaliere. E Usama dice, ma sì, sono un cavaliere al modo della nostra gente, perché lui lo intuisce che per i franchi essere cavalieri vuol dire qualcosa di più, no? Qualcosa di più complesso. Però anche qui c'è l'equivoco interculturale, che stavolta funziona in senso positivo. Il re pensa che questo principe bello, coraggioso, armato, eccetera, gli hanno detto che è un vero cavaliere anche lui. Su questa faccenda
si specula moltissimo nella letteratura delle crociate, e io vorrei chiudere su questo perché è un bel esempio di come, appunto, nonostante la feroce volontà di non capirsi e di massacrarsi a vicenda, poi a volte, proprio attraverso l'equivoco, trovassero per forza un terreno comune. Si ammirano molto le élite turche e le élite crociate. Quel tal cavaliere anonimo che scrive una storia della prima crociata, che ho già citato nei giorni scorsi, a un certo punto ha un'uscita sbalorditiva. Racconta di una battaglia, la prima battaglia sotto Antiochia, in cui i crociati hanno sconfitto i turchi, a gran fatica e dopo aver pensato di essere già tutti persi. Poi invece ce la fanno, vincono, sconfiggono i turchi. E il cavaliere crociato dice: chi sarà mai così saggio e dotto da riuscire a descrivere la prudenza, le capacità militari e la forza dei turchi? Ci vorrebbe la pena di un'altra, insomma, io non sono capace di dirlo, quanto sono in gamba questi turchi. I turchi combattono in un modo molto diverso dai cavalieri occidentali, combattono a cavallo ma con arco e frecce, non fanno la carica a sfondare con le lance, ma si tengono lontani, bersagliano il nemico con le frecce, gli saltellano intorno, si allontanano, poi tornano, tipico modo di combattere orientale. I crociati all'inizio lo disprezzano un po', però poi capiscono che funziona e come, e che ci vuole una bella abilità anche per fare questo. E infatti continua il nostro cavaliere crociato: loro, i turchi, credevano di spaventare la gente dei franchi con la minaccia delle loro frecce, come hanno spaventato gli arabi, i saraceni, gli armeni, i siriani e i greci, ma se a Dio piace non varranno mai tanto quanto i nostri. Ma comunque, e questo è il passo più sbalorditivo, dicono i turchi di essere della razza dei franchi e che nessun uomo per natura deve essere cavaliere se non i franchi e loro. Qui di nuovo c'è l'equivoco: essere cavaliere per il crociato vuol dire una cosa ben precisa, giuridica, essere stato addobbato cavaliere, essersi assunto certi impegni di vita, proteggere le vedove e gli orfani, eccetera. Ecco, i crociati ammirano talmente questi turchi che a un certo punto si convincono che anche loro, i greci no, i bizantini, ma i turchi sarebbero degni di essere cavalieri. E qui non lo cito più tutto, ma il nostro continua a dire che se solo questi turchi fossero cristiani non ci sarebbe nessuno che gli possa tenere testa. E tale è l'ammirazione per questa gente che non si può fare a meno di tirarli dentro al nostro gruppo, alla nostra civiltà. Altrimenti non si capisce, altrimenti si fa come Usama che dice: non li capisco, non hanno nessun senso dell'onore, tuttavia sono così coraggiosi, mi arrendo, sono gente incomprensibile. Qualche volta i cristiani fanno qualcosa di diverso, e cioè dicono: sì, questi qua sono così bravi, ma perché in realtà sotto sotto sono dei nostri. Mi spiego meglio: già questo fatto che i turchi abbiano la stessa discendenza dei franchi è già rivelatore. Ma c'è in particolare una cosa su cui vorrei chiudere. L'uomo che i crociati incontrano dall'altra parte durante le crociate e che fra tutti ammirano di più, il Saladino, che è quello che gli ha dato anche più filo da torcere, effettivamente è quello che ha sbaragliato l'esercito del povero Guido di Lusignano presso il lago di Tiberiade, come raccontammo l'altro giorno, che ha riconquistato Gerusalemme. Il Saladino che è rimasto impresso nella memoria collettiva nostra, fino al feroce Saladino delle figurine perugine di tanti anni fa. Ecco, il Saladino, tutti gli scrittori delle crociate, gli autori di cantoni di gesta, lo ammirano enormemente e comincia subito dopo la sua morte a circolare in Occidente una serie di leggende, le quali leggende dicono che il Saladino è venuto segretamente in Europa, è venuto segretamente in Europa e si è fatto armare cavaliere. Quando era di là, durante le crociate, ha avuto una storia con Eleonora d'Aquitania. Qualcuno si ricorderà questa amazzone Eleonora d'Aquitania che accompagnò i crociati e che è passata anche lei alla leggenda. Meglio ancora, il Saladino in realtà era figlio di cristiani, poi è stato scambiato, ecco, questo spiega come mai era così valoroso e così cavalleresco. Il Saladino, in punto di morte, indovinate un po' cosa ha fatto? Si è convertito al cristianesimo, naturalmente, ecco. E questo mi pare un bellissimo esempio di come, anche quando si è prigionieri dello scontro di civiltà e non si riesce a uscire dalla logica dei propri valori, però poi, quando si incontrano gli altri e si comincia a conoscerli, qualcosa va in crisi, insomma, si creano dei corticircuiti in qualche modo. E su questo credo che potrei anche fermarmi. Grazie. Thank you.